Cari amici telesmondiani, faccio un digismunto che dovete mandare a Pappalardo e a tutti i fan di Pappalardo e di Franzoni, che si sveglino e mandino a fangulo sti due buffoni, perché ragazzi, purtroppo le persone dormono, si sentono svegli, ora seguono tipo a Franzoni, a Pappalardo perché parlano contro questo sistema, e ragazzi, non capiscono che questi due li stanno prendendo per il culo. Ho visto... Allora, già iniziamo con i primi problemi. Megafono che non funziona. È finita. Pappardella che naturalmente fa sorride, pronto, ma dentro di sé è super incazzato, io lo so. A quanto pare le batterie. Allora, avete ormai capito come bisogna operare. Bisogna fare gruppo perché da soli ci distruggono. Lo so, si è ormai scaricato, si è scaricato. Ma poi come si possono fare i comizi col megafono al 2022, ragazzi? Un attimo solo, in modo che è più facile col microfono, anziché a mettere la bocca là vicino. Questo è un microfono, un attimo solo, vediamo se sta più. Sì, pronto, mi sentite? Pronto? Sì, generale, sì, la sento, adesso sì. Pronto, mi sentite? No, ma insomma. Intanto vogliamo chiamare Nicola? Vediamo se risponde Nicola, lo stiamo chiamando, ragazzi. Nicola? Sì, c'è Pappalardella che ti cerca. Aspetta che te lo passo. Nicola! Mi sentite adesso? Un po' mi sentite? Allora, signori isolati vi fanno a pezzi. Insieme non ci possono toccare. Quando io sono andato in questura e ho detto che Nicola è uno di noi, hanno capito che avevano toccato male. Purtroppo fino adesso Nicola ha operato con il suo ardore, con il suo entusiasmo. Oggi Nicola deve sapere che è segretario politico di un movimento e deve agire all'interno di questo movimento, così non lo toccano più. Così dicasi per voi. Iscrivetevi al movimento, 2,50 euro, la madonna, manco 2,50 euro trovate, ma avrete la tessera, e se qualcuno vi ferma tirate fuori la tessera e dite: io sono con Nicola Franzoni, io sono con Antonio Pappalardo, non vi possono toccare, avete capito? C'era un mio compaesano che, siccome lo fermavano sempre, si è messa una bella bandiera tricolore, un bel gilet arancione, non l'hanno fermato più. Non l'hanno fermato più, ma tu che sei con Pappalardo, per cortesia vattene via. Perché hanno paura quando sanno che stiamo insieme. Dobbiamo fare gruppo. Il video che ieri sono stati a Napoli e Franzoni gli hanno dato, l'hanno catturato di nuovo, la polizia è bloccata. E poi dice Pappalardo: grazie perché siamo tutti uniti, appena sono stato io a parlarci, tipo rapido l'hanno lasciato via. Tipo lui si vanta tutto, che tutti i pagliacci che lo seguono lo applaudono, cioè, ragazzi, ma veramente ridicolo sto Pappalardo, ma ridicolo, continua ancora con le buffonate delle manifestazioni e ha sparato un sacco di cazzate. Ora vi mando il video, cioè i primi 3-4 minuti, ragazzi, ha sparato in 3 minuti un bordello di stronzate. Poi il video inizia con il megafono che non funziona. Sembra una stronzata. O lascia la suoneria nel telefono o non funziona il megafono. Una schifezza totale. E continua ancora a dire stronzate. Guardate cosa dice. Dice: dobbiamo essere... si è inventato una nuova manifestazione a febbraio. 2 milioni. Adesso 2 milioni, ragazzi. È partito con la prima manifestazione che l'ha fatta, ragazzi, grazie al King, gli ho portato un sacco di persone in piazza il 30 novembre, il 2 giugno del 2020, la prima manifestazione, e adesso continua, è iniziato con 1 milione, ne voleva 1 milione, adesso 2 milioni, ma come,
come cazzo è possibile che la gente ancora segue questo buffone? Ma sei un buffone, pappalardo, ritirati. Ritirati, ci fai più figure. E ha capito che ha davanti un popolo di teste di cazzo, ignoranti, ed è ovvio che si prende gioco di loro. Addirittura adesso chiede per la tessera 2,50 €. Non date soldi a questo buffone. Io ho pagato la tessera, quella dei gilet arancioni, all'epoca quando ho infendato sto gilet arancioni. Mi sembra un 25 euro, un 25 euro o un 20 euro ho pagato. Dove sono andati a finire questi soldi? Dove sono andati a finire questi soldi? Questo qui prende soldi e li fa sparire. Dove sono andati a finire questi soldi? Pappardella, pappardella, dove sono andati a finire questi soldi? Ragazzi, poi crea casini, si dividono, si litigano e i soldi dove finiscono? Dove sono andati a finire i soldi all'epoca? Ragazzi, ha fatto un sacco di soldi, c'erano tipo 3.000 persone a Rimini, 3.000 persone per tutto il numero, fai il calcolo, 1.000 per 20 euro, ragazzi, sono 20.000 euro, porco del diavolo, dove cazzo sono tutti questi soldi? Cioè, 1.000 persone, 1.000 tessere, ragazzi, a 20 euro sono 20.000 euro, c'erano 3.000 persone, 60.000 euro, dove cazzo sono tutti questi soldi? Ragazzi, questi qui sono delle persone che organizzano le cose per fare soldi, io sono l'unico qui che fa le cose gratis. Canale non monetizzato, ho messo in descrizione solo PayPal se qualcuno vuole fare un'offerta, una donazione. Ragazzi, e nessuno fa donazioni, cioè veramente ridicolo, ridicolo, porco del diavolo, porco del diavolo. Ma la finita ancora questo di qui 2,50 euro, chiede sempre soldi, chiede sempre soldi. Che deve fare con questi soldi? Cosa hai fatto con i 50.000 euro, i 60.000 euro? Che cazzo hai fatto con tutte quelle tessere là che hai venduto, che poi alla fine hai fatto fallire tutto e cambi sempre nome? Dove sono questi soldi? Che cosa hai fatto? Fallo sapere ai gilet arancioni, fammi sapere quei 20 euro che ti ho dato, che fine hanno fatto. Ragazzi, vi mando questo video qui e poi andate sul suo canale e lo mandate a fangulo. Dobbiamo fare gruppo, dobbiamo fare gruppo, perché alla fine, signori, tutto quello che noi abbiamo fatto in questi mesi serve a un unico obiettivo. Il 13 febbraio alle porte di Roma dobbiamo essere 2 milioni. Se siamo 2 milioni noi entriamo in Roma e li cacciamo via, e finiscono di fare i prepotenti, li cacciamo via. Quindi spargete la voce, non fate i pecoroni, non fate coloro che oggi sentono e domani non sentono. Girate e dite: io dove abito? Io abito ad Afragola. Bene, ad Afragola ci deve essere un gruppo di persone del movimento. Io dove abito? Abito a Casoria. A Casoria ci deve essere un gruppo di persone. Nel palazzo mio ci devono essere alcune persone. Nella mia via ci devono essere persone. Dobbiamo essere tanti. Signori, se siamo tanti li rompiamo. Se siamo pochi ci fanno a pezzi. Perché, signori, io sono andato ad arrestare Mattarella. Eravamo in 12. Quando i miei... Giuseppe Napoli era con me. Siamo andati lì. Buonasera, sono Antonio Pappalardo, presidente del Movimento Gilet Arancioni. Scusi, generale. Allora, sì. Allora, Nicola Frosone ha dato notizia che sta benissimo, chissà, mentre noi ci sgoliamo lui si sta prendendo un caffè e i pasticcini, può darsi. Ma comunque, dice che sta bene. Io quando mi sono presentato al Quirinale, io ho detto a loro: cari amici, se lui è veramente il capo dello Stato ci arrestano, perché non si può arrestare il capo dello Stato.